Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori, e buona festa del patrono della nostra diocesi di Arezzo, Cortona Sansepolcro, San Donato, a tutti voi. E il nostro telegiornale di oggi, naturalmente, è tutto dedicato alla festa del patrono. Si è da poco conclusa la messa presieduta dal vescovo Andrea nella cattedrale di Arezzo. E allora andiamo a rivivere, ripartiamo proprio da qui, da quella celebrazione, andiamo a rivivere alcuni estratti della omelia che il vescovo Andrea ha tenuto. San Donato, se vedesse oggi con lo sguardo dei giovani, ci esorterebbe a crescere nell'amicizia tra di noi. E l'amicizia ci regala la risorsa del riconoscersi e dell'apprezzare le doti degli altri e quindi del camminare insieme. Ma c'è un secondo sguardo dei giovani che mi è sembrato di cogliere a Lisbona e che direi così. È lo sguardo di chi cerca fraternità. Si è amici non solo nel gruppo della nostra diocesi. La Giornata Mondiale della Gioventù regala di vivere incontri con giovani da tutto il mondo e davvero è possibile incontrarsi. Vi potrei raccontare una cosa semplice, dell'arte di scambiare gadget, piccoli oggetti, da una immaginetta a un braccialetto fatto dai nostri ragazzi, per avere qualcosa da giovani che vengono da altri luoghi della terra, con una semplicità di chi in piccole cose scambia i propri doni e nello scambio dei propri doni vive la gioia di uno sguardo, di una parola, di una stretta di mano, cioè di una fraternità. Perché la fraternità non è solo l'amicizia. La fraternità vuol dire costruire legami con chi è diverso da me, con chi viene da lontano, con chi faccio fatica a riconoscere. Allora i giovani sono spontanei nel costruire fraternità e credo che San Donato oggi ci regalerebbe lo sguardo che invita a costruire fraternità. E la prima strada che è chiesta oggi a partire da noi, non solo ai grandi della terra, ma a partire da noi, la prima strada che ci è chiesta per costruire fraternità è la strada della pace. Abbiamo bisogno di pace, cari amici. Abbiamo bisogno di pace su tutta la terra e nei tanti luoghi dove c'è la guerra e in particolare oggi nella martoriata Ucraina. Abbiamo bisogno di pace e i giovani, lo ha detto anche il Papa, che si incontrano nella fraternità, sono icona, immagine che la pace è possibile, che la possiamo costruire, la possiamo chiedere, chiedendo di fermare le armi, chiedendo di aprire strade di dialogo, di incontro. Allora oggi la Chiesa, la società civile tutta è esortata a costruire la pace. E quindi abbiamo visto anche un bel collegamento con i giovani e con quella GMG da cui il vescovo Andrea è tornato proprio ieri notte, mentre invece i giovani che vi hanno partecipato della diocesi sono ancora in viaggio in pullman, rientreranno domani in serata e andremo chiaramente anche come televisione, visto che li abbiamo accompagnati per praticamente tutto questo percorso, andremo ad accoglierli, a salutarli e quindi magari a realizzare qualche altra intervista e ad aggiornarvi ancora. E dicevamo, bello questo collegamento anche con la GMG, ma oggi la festa di San Donato è stata caratterizzata da un momento particolarmente significativo anche a livello, diciamo, più civile e istituzionale, ed è quello dell'intitolazione della terrazza della provincia di Arezzo a San Donato. Andiamo a vedere l'intervista che abbiamo realizzato dal vescovo Andrea, che ha partecipato proprio anche a questo bel momento. Il mio primo San Donato, quindi è ancora più emozionante e occasione di condivisione, di conoscenza, di incontro con la città e con la diocesi. La terrazza che è proprio di fronte al Duomo è come una immagine, lo dirò anche, di dialogo tra il territorio, la città, la provincia e il dialogo con la presenza della Chiesa in questo territorio, dove il dialogo vuol dire che ci ritroviamo su punti comuni, che sono la costruzione, di una comunità dove valorizzare le risorse, affrontare i problemi, guardare alle sfide che ci attendono nel futuro. Quindi, l'intitolazione a San Donato mi sembri richiami proprio questo dialogo con la realtà di
civile ed ecclesiastica in un territorio nel quale abitiamo ed è la nostra casa. E l'intitolazione della terrazza a San Donato è stata anche l'occasione per ripercorrere un po' la storia appunto del secondo vescovo di Arezzo. E ha fatto tutto questo Monsignor Vittorio Gepponi, vicario giudiziale della nostra diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Anche qui vediamo un breve estratto, poi sicuramente sui nostri canali online vedremo proprio la ripresa integrale dell'intervento di Monsignor Gepponi. San Donato, l'apostolo della Tuscia, secondo la definizione che fu data dal Papa Vittore II, lui è stato il secondo vescovo della nostra città di Arezzo, succedendo a San Satiro verso la metà del IV secolo. Proprio con piccoli accenni, in maniera molto breve, possiamo dire che Donato arriva qui ad Arezzo molto giovane, qui accolto da un monaco, Ilariano, che inizia a condurre una vita di intensa preghiera e di intensa penitenza. Ma questo non lo esclude dall'interessarsi al vissuto delle persone, dal bisogno delle persone, tant'è che si cura da vicino verso chiunque ha bisogno, senza distinzione, cristiani, pagani, va incontro a tutto e a tutti. E allora per questa sua vita esemplare, sia nell'amore a Dio, ma che si declina inevitabilmente nell'amore al prossimo, il vescovo Satiro lo ordina prima vescovo, prima diacono, poi sacerdote e poi alla morte Papa Giulio I lo consacra come successore e lo consacra vescovo di Arezzo. Poi la sua vita avrà fine quando Quadraziano lo farà decapitare e da subito, immediatamente divenne un punto di riferimento. Verso di lui si sollevò come un moto sincero, popolare, una grande devozione nei suoi confronti e la sua fama si diffuse davvero in maniera molto rapida in tutta l'Italia centro-settentrionale e poi altrove. Ora sono molteplici le fonti che ci hanno tramandato la storia di San Donato e che portano la firma anche di grandi figure, di grande spessore. Basta pensare a San Gregorio Magno, basta pensare a San Pier Damiani, quest'ultimo peraltro che annota di essere stato testimone oculare di fatti miracolosi attribuiti al santo. È evidente però per tutti che le tradizioni che si sono stratificate poi negli scritti agiografici qualche volta mortificano il dato storico. E durante questo bel momento dell'intitolazione della terrazza a San Donato, la terrazza della provincia di Arezzo, è stata l'occasione anche per un bell'annuncio che riguarda la cattedrale di Arezzo da parte del vescovo Andrea. Sentiamo. Mi colpisce davvero questa singolare corrispondenza tra San Donato e la Madonna del Conforto, per la quale, insieme a Don Alvaro, possiamo dire che è stato già deciso e deliberato come diocesi il restauro di tutto il portale e di quel portone, in modo che lo sguardo sia, lo dico così, uno sguardo rinnovato di San Donato e la Madonna del Conforto in una città e in un territorio che vuole vivere, che ha bellissime risorse e che si può incontrare. Grazie. Ecco, il riferimento naturalmente del vescovo Andrea, quindi al portale, alla porta che si trova proprio di fronte alla terrazza della provincia di Arezzo che è stata intitolata a San Donato, quindi porta e portale della cattedrale di Arezzo. Quindi una bella notizia che il vescovo Andrea ha voluto dare insieme al Monsignor Alvaro Bardelli, che è parroco appunto della cattedrale di Arezzo, oltre che della Pieve di Santa Maria. E proprio a proposito della Pieve di Santa Maria, è qui che il vescovo Andrea ha tenuto la prima omelia della, come ha ricordato, della sua prima festa di San Donato da vescovo della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. E allora andiamo a risentire anche quella che è stata l'omelia nella Pieve di Arezzo che si è svolta appunto durante la celebrazione della messa stamani alle 11. Sento di vivere questa festa di San Donato come vescovo della diocesi con due sentimenti che vorrei condividere e augurare anche a voi. Il primo sentimento è quello della gratitudine. Noi facciamo festa per un vescovo che la tradizione
ritiene morire nel martirio nel 362, che è stato un grande evangelizzatore, un vescovo che ha edificato la Chiesa, che ha annunciato il Vangelo, che ci ha portato alle sorgenti della vita. Allora, celebrare la festa di questo grande vescovo Donato vuol dire avere nel cuore la gratitudine verso di lui e volerla celebrare oggi e rendere lode al Signore perché ci ha portato l'annuncio decisivo, bello del Vangelo. Dunque, anzitutto la gratitudine. E poi l'altro sentimento è quello della responsabilità. San Donato, che ha voluto così bene alla nostra Chiesa da portarci il Vangelo, da edificarla, ha fatto il bene alla nostra Chiesa. Allora sento io per primo la responsabilità e vorrei sentirla insieme a voi, la responsabilità di vivere ciascuno nel proprio ruolo, nel proprio servizio, nella comunità, amando la Chiesa, volendole bene, edificandola, facendola crescere e custodendo ciascuno di noi e io per primo con responsabilità la bellezza di questa Chiesa che è la nostra diocesi. Ecco, con questa omelia dunque concludiamo il nostro telegiornale di oggi. Abbiamo fatto un po' una panoramica di tutto quello che è successo oggi in occasione della festa di San Donato per quanto riguarda le celebrazioni in diocesi. Grazie per l'attenzione, ancora augurio di buona festa a tutti voi, arrivederci e buona serata.